Come verificare che il proprio Green Pass funzioni correttamente e che soprattutto sia leggibile da parte di chi lo deve poi verificare e controllare? Lo scopriamo in questo video. Sono Matteo Orlandi e in questo video andiamo appunto a scoprire come si fa a verificare il funzionamento del proprio Green Pass per capire se è efficace, se è valido, ma soprattutto se è leggibile sia nella forma cartacea che nella forma digitale, quella che arriva sul nostro smartphone. E lo faremo tramite un'applicazione che si chiama Verifica C19, applicazione ufficiale del Ministero, che permette di andare proprio a controllare l'efficacia e la validità del Green Pass. È un'applicazione gratuita, è un'applicazione libera che possono scaricare tutti, e molti infatti non lo sanno, pensano che sia riservata solo ai gestori dei locali, a chi deve verificare l'ingresso in eventi, al cinema, manifestazioni, mentre la possiamo scaricare tutti sia da Android che da iOS, da iPhone, e possiamo averla sul nostro smartphone per controllare che tutto vada bene. Soprattutto è importante farlo prima di andare a un evento, prima di dover mostrare e verificare il Green Pass, perché in tanti casi mi è stato proprio detto in questi giorni, ed è uno dei motivi per cui faccio questo video, in tanti casi si è visto che proprio al momento del controllo il Green Pass non era leggibile o non era valido, e vediamo adesso anche i vari motivi per cui può succedere questo. Facciamo innanzitutto le due distinzioni: Green Pass in forma cartacea stampato o Green Pass in forma digitale. Queste due caratteristiche, queste due versioni hanno delle caratteristiche differenti. Quello in forma cartacea potrebbe non essere letto perché il QR code è un po' stropicciato, un po' rovinato, stampato male, viene stampato solitamente dalle farmacie che fanno questo servizio e a volte non hanno delle stampanti efficaci. Ma al di là di questo basta piegarlo un pochettino di volte, tenerlo male, e queste pieghe non permettono poi una corretta lettura del QR code, e quindi in questo caso diventa illeggibile e inutilizzabile. D'altra parte c'è invece la versione digitale, che si può scaricare sullo smartphone in maniera, devo dire, semplice per alcuni, tramite l'app Immuni o l'app IO della pubblica amministrazione, un po' meno semplice magari quando c'è da inserire il codice che arriva via SMS e tutte le altre info. Semplice per magari una persona giovane, ma per persone più anziane può risultare un po' più complicato. Comunque questa versione digitale dovrebbe andare sempre bene, ma dico dovrebbe perché può dare 4 risultati. In caso di verifica positiva, l'applicazione ci fornisce un certificato verde, ci dice ok, certificazione valida per tutta Europa. Oppure potrebbe essere blu, certificazione valida solo per l'Italia, o potrebbe essere rossa. In questo caso rossa può essere perché la certificazione non è ancora valida, quindi viene proprio indicato certificazione non ancora valida. E perché accade questo? Perché il Green Pass arriva con SMS, arriva direttamente l'informativa dopo 12 giorni, dopo la prima somministrazione, ma diventa valido dopo 15. Quindi c'è questa incongruenza. Noi magari riceviamo il Green Pass, 12 giorni, a posto, abbiamo ricevuto, ce l'abbiamo sul telefono, ci presentiamo al nostro ristorante, purtroppo piove e quindi dobbiamo stare al coperto, verifica non ancora valida e ci rimaniamo male. Mancano 3 giorni o 2 o 3 giorni per essere valida a tutti gli effetti. Questo quindi è un caso, il non ancora valido, ma potrebbe essere anche certificazione non valida. E ho visto tante persone in questi giorni, anche perché ho realizzato una semplice portachiavi, questa tipologia, un modo per potersi portare sempre dietro il Green Pass in tasca con il QR code, trovi comunque tutte le informazioni in descrizione o sul mio sito, ma proprio creando questi portachiavi ho visto che in tanti casi la certificazione sullo smartphone risultava non valida e non si sa per quale motivo. La persona magari aveva quella su carta e andava bene, quella su smartphone e risultava non valida. Quindi il QR code era praticamente uguale. In questi casi cosa bisogna fare? Bisogna rivolgersi all'ASL e chiedere chiarimenti, semplicemente perché non c'è al momento un motivo valido per cui questa certificazione non debba essere valida e non funzioni. Però capita più spesso di quanto non sembri. Se quindi questo è il caso che può succedere davanti quando siamo all'ingresso di un concerto, di un evento, di una manifestazione, non abbiamo ancora verificato il nostro codice, ci troviamo con certificazione non valida e vai a spiegare poi a chi deve verificare
che in effetti è valida, e questo è solamente un errore. Dobbiamo quindi verificare prima che sia tutto ok. E adesso vediamo appunto con questa applicazione, con l'applicazione Verifica C19, come possiamo velocemente, proprio in qualche secondo, verificare che il Green Pass in nostro possesso, qualunque, in qualunque forma sia correttamente leggibile e che funzioni tutto. Ecco fatto, non posso andare a riprendere, come solitamente faccio nei miei video, direttamente lo schermo, quindi fare una registrazione dello schermo dello smartphone, perché l'applicazione, giustamente per motivi di privacy, va a bloccare qualsiasi tipo di registrazione schermo e anche di screenshot che si può fare direttamente sulla app. Per cui andiamo semplicemente a inquadrare lo schermo di uno smartphone, dello smartphone, per andare a vedere i vari passaggi, ma come ti dicevo sono appunto molto molto semplici. Questa è l'applicazione che possiamo scaricare dal Play Store, disponibile per Android e iOS. Io l'ho già installata, comunque se no troveremo il pulsante di installazione, ma in questo caso è già installata. Facciamo apri e abbiamo qualche informazione sulle domande frequenti e poco altro. Con gli aggiornamenti non ha tante funzioni se non una, questa sotto, in cui clicchiamo per andare a scansionare il QR code. Allora, quindi clicchiamo, vado a inquadrare, lo porto davanti il QR code, chiaramente lo vedrai poi sfocato nel video proprio per motivi di privacy mia, perché è il mio QR code direttamente, quindi è il mio Green Pass. Ecco fatto, una volta scansionato, certificazione valida. In Italia e in Europa certificazione verde, e quindi con tutti i crismi va bene per qualsiasi utilizzo. Meno male, non è rossa o di altre tipologie, quindi assolutamente verifica corretta. Come visto ci vuole proprio un secondo, si passa il QR code davanti in qualsiasi forma sia cartacea. Ecco, una cosa molto importante che vado a ricordare è il fatto che se abbiamo la certificazione sulla carta va benissimo, la inquadriamo. Se le abbiamo sullo smartphone, allora in questo caso non possiamo andare a fare la scansione del nostro smartphone, perché chiaramente non si riesce a fare la stessa cosa sullo stesso dispositivo. Dovremmo quindi andare a installare l'applicazione su un altro dispositivo, oppure mandare a un amico, un parente, un fratello, qualsiasi persona che abbiamo vicino, mandare il nostro Green Pass e così farlo verificare con l'applicazione che noi abbiamo scaricato. Servono quindi due dispositivi qualsiasi, possono essere due dispositivi di due persone diverse, qualsiasi tipologia, però basta appunto su uno installare l'applicazione di verifica e con l'altro andare a fare e l'altro mostrare il QR code che abbiamo salvato. Quindi questo è tutto quanto. Come hai visto è semplicissimo fare la verifica, l'applicazione da usare proprio non permette margini di errore, però è importante farla, è importante verificare tutti i QR code che abbiamo stampato, sia che sia un portachiavi, sia che sia un foglio di carta o sullo smartphone, per evitare brutte sorprese nei momenti in cui dobbiamo poi utilizzare il nostro Green Pass. Io ti saluto, mi raccomando, iscriviti al canale, lascia innanzitutto un like al video e condividilo se ti è piaciuto e se ti è stato utile. Condividilo perché molte persone potrebbero trovare queste informazioni importanti. E lascia un like e iscriviti al canale per non perdere i prossimi video e futuri aggiornamenti. Attiva anche la campanella. Un saluto da Matteo Orlandi, alla prossima, ciao!